Ok, siamo online. Allora, ciao. Io diciamo che tutte le sere apro una diretta, poi lo vedi perché c'è l'immagine, no? Quando c'è Sì. l'immagine, poi chiaro, aspetto che si collega sempre qualcuno. Insomma, mi fa piacere vedere qualcuno, però per il momento non siamo ancora conosciuti, dai, non ci conoscono Però ancora. ascolta, hai provato nell'altro gruppo? Dove? Volley Volley? Hall? Non lo conosco. Ah, provi a iscriverti perché là diciamo. Mi manderai il link, mandami il link così mi iscrivo. Aspetta, eh. No, vabbè, anche dopo non è necessario che me lo mandi adesso, però è anche per vedere qualcuno di diverso. Innanzitutto, C'è un altro gruppo di volley. ma femminile. Loro trattano sia maschile che femminile. E ci sono molte persone competenti. Io ne sono uscito litigando, ma io sono un Come tipo litigante sempre. come sempre, e io non le mando a dire le cose per una questione politica. Ognuno ha le sue idee, ma non voglio che gli altri mi impongano le loro. Punto semplice. Se gli amministratori, io non faccio mia, se gli amministratori mettono dei commenti politici, io, utente, ho diritto di rispondere politicamente. Cosa che invece dopo, vabbè, ho chiuso il discorso, chiuso. Ok. Allora, aspetta un Lì puoi attimo. provare, lì puoi provare. Io non sono molto amato, non sono molto, perché io Ma tu non sei più iscritto lì, allora. non ho, sono uscito da quel gruppo proprio per quel discorso lì. Ah, ho capito. Non ho, dopo due o tre litigate, ma attenzione, sempre litigate con rispetto delle persone. Io non ho mai offeso nessuno, non offendo nessuno. Dico le mie ragioni. Punto. Va bene, Comunque, comunque tu mandami il link che io dopo mi scrivo e esatto, ti provo. iscrivi, è un gruppo chiuso comunque. È un Vabbè, gruppo se mi chiuso. fanno entrare bene, se no No, no, cambio, comunque, cambio. praticamente ci sono quelli che seguono i voli, la maggior parte sono lì, proprio perché rispetto alla famiglia, diciamo, gestito meglio. Dal punto di vista eventi, c'è un evento mercato, un evento per il mercato maschile e il mercato femminile, cioè ci sono tutti i vari eventi. Sì. Ci sono più di non è che tutti vanno e aprono dei post. Domani c'è la partita Italia-Bangladesh. E ognuno apre un post sulla partita Italia-Bangladesh, ne aprono uno e lì si commenta, hai capito? Ecco, mentre nel gruppo della famiglia c'è un po' di anarchia, ecco, hai Vabbè, capito? quello dai in tutti i gruppi. Ogni Comunque gruppo. ti comunico che sabato mi hanno messo la linea ultra veloce, per cui adesso posso Ah, accendere anche quindi 6 computer. c'è la fibra? Ma la fibra veloce proprio. Ma ti arriva fino praticamente al computer la fibra. Sì, Quella sì, sì, è sì. la vera fibra, attenzione. Sì, questo. Se parli con i venditori ti parlano di No, no, fibra, no, mi sono però. spaventato a caricare un video, fai un battito di ciglia, è già caricato. Sì, beh, certo, È incredibile. è velocissima, è velocissima. Bellissimo, veramente. L'unico problema è che non ce l'hanno tutti perché. La Beh, la fibra tua è una città grande, quindi sarà cablata. la stanno mettendo, stanno completando l'operazione, però non arriva ancora in casa. Cioè, Ah. arriva fino alla centralina. Ma scusa, hanno già fatto gli scavi nella tua via? Sì, hanno già messo giù tutto e stanno predisponendo. Ma allora informati all'operatore, perché quando hanno finito la città, poi tu ti puoi già connettere, puoi già fare il contatto. Certo, però io abito in un condominio. Io spero che. Ma non vuol dire, anch'io abito in un condominio, sono venuti, hanno cablato il condominio. E quindi il problema. Lo so, però se è una cosa fatta a livello condominiale,
la fanno tutti per portarla in casa, c'è una canalina, cioè c'è... No, no, lo sanno loro, lo sanno quelli lì che fanno quei lavori lì. Da noi ci sarebbero dei lavori supplementari da fare anche sull'impianto elettrico. Quindi si correrebbe il rischio che uno arriva, mette, fa il collegamento perché loro te lo vengono a fare. E poi dopo ci sono dei problemi perché il condominio deve intervenire per sistemare la parte elettrica che è da rifare, per esempio nel mio condominio sarebbe da rifare, e questo creerebbe dei problemi. Se il condominio fosse gestito, ma lo sai, no, i condomini come sono, da persone competenti si farebbero i lavori passo per passo e dopo sono le solite storie come si litiga nei condomini. Comunque presto dovrebbero installarla anche qui da noi. Ah, è bellissimo, è uno spettacolo. Sì, no, è velocissimo. Allora ti parlo di Louvre. La vostra. Perché di Louvre? Perché l'opposta di Busto. L'ho vista ieri sera nella finale della Pan American. Ovviamente hanno giocato Pan American, cioè è come, cioè a me fanno ridere quelle competizioni lì. La Pan American Cup. Vabbè, quello che è come se facessero la Mediterranean Cup, cioè con Italia, San Marino, Vaticano, Malta. Vabbè, è inutile, vabbè, vabbè, l'Italia vincerebbe sempre come gli Stati Uniti. Comunque ieri sera, cioè anzi stanotte, gli Stati Uniti hanno giocato con la Dominicana, Repubblica Dominicana, con Martinez, anzi le Martinez, perché lì si chiamano tutte Martinez. Vabbè. ho visto Love in palla giocare bene, e quindi è un buon segnale per no, no, la Love è una garanzia, anzi è un lusso, è un lusso. È una garanzia. Il problema sono le altre, non è la Love. avere già una che mette perché palla... la Villani l'hai vista? Allora, la Villani. Ovviamente la Villani adesso l'allenatore dovrà lavorarci bene dal punto di vista psicologico, perché quella palla che ha sbagliato... Lei non ho visto niente, se mi dici qualcosa. Allora, era la finale delle Universiadi. Il primo set l'ha vinto la Russia, il secondo set l'ha vinto l'Italia, il terzo set erano su 23 a 24 per l'Italia. In battuta c'era Nicoletti. Nicoletti batte forte. Infatti la palla è ritornata, hanno ricevuto male le russe, è ritornata immediatamente nel campo italiano. La Villani, che poi dopo ti spiego esattamente quello che è stato, la Villani ha schiacciato in pratica, di prima intenzione, e la palla è uscita di 20 centimetri. Quindi... era già un set che si vinceva, perché si sarebbe arrivati, cioè una free ball, delle più free ball che non si possa. Un calcio di rigore. Un calcio di rigore senza portiere. Un calcio di rigore senza portiere, quindi un po' più semplice. Però ci sono delle attenuanti che poi ti dirò. Dopodiché sarebbe stato un 25 a 23 per l'Italia, che si portava 2 set a 1. Quindi... aveva già eventualmente in tasca il tie break. Tutti dicono che l'Italia avrebbe vinto. Vabbè, avrebbe vinto forse. Comunque è stato la Russia era nettamente superiore. La Russia era nettamente, cioè crescevano tutte 10-15 centimetri più delle nostre. Quelle lì le rivedremo molto presto a livello senior, sono terribili. E quindi, però la Villani, mentre la Nicoletti era in battuta, era in posto 2. Si stava spostando in posto 4.
Quindi, appena, tu sai come succede, appena la Nicoletti ha battuto, hanno iniziato a scambiarsi le tre davanti e la Villani si è spostata in posto 4. Era ancora praticamente a mezza strada, diciamo semplicemente così, e ha visto la palla arrivare. È saltata e l'ha schiacciata fuori. Cioè, quindi non era neanche pronto. Un pallone facile facile da mettere a terra, anche perché non ha praticamente saltato, si sarà alzata quattro dita da terra. Adesso io non ho fatto la misura, si sarà alzata quattro dita da terra. No, forse... perché ho visto i commenti, ci ha fatto perdere la partita. Esatto. Adesso io ti ho raccontato come è stata la scena, quindi era una palla semplice, ma non delle più semplici. Non delle più semplici. Ovviamente lei si sentirà responsabile. Dopo quel punto perso lì, le russe ne hanno fatte immediatamente tre successivi e hanno vinto il set loro per 26-24. Hai capito? Adesso se lo porterà dietro per un po' di tempo, perché i commenti li leggono anche loro sui social, anche se gli allenatori dicono ma cercate di non andare a leggere perché si condizionano. Comunque lì l'allenatore di Busto dovrà lavorare benino per fargli digerire quella cosa lì. Poi dopo è chiaro, come l'ho scritto anche lì nel gruppo, se la Villani fosse stata 10 centimetri più alta... Comunque non è piccola la Villani, piccola, io l'ho vista, ma non è piccola. Certo, ma lì di piccole non ce n'è neanche una di piccole, se fosse stata 1,95 m, probabilmente quella palla la metteva a terra dentro il campo anziché fuori. E cosa mi dici di quella bergamasca che si è rotta i legamenti in un torneo inutile, come si chiama? Oddio, non mi seguo tutti quei tornei lì, perché ma sono quelli delle nazionali minori. Io, per esempio, il guaio è, adesso si sta litigando sul gruppo per la wild card che vogliono concedere, pare che sia già stata concessa, per la finale a Conegliano, bravissimo, finale mondiale. E allora naturalmente fra tifosi si scannano, ma io sono intervenuto come neutrale, a me non me ne frega niente né di Novara né di Conegliano né di nessuno. Posso avere una simpatia, in genere simpatizzo sempre per quelle più in basso in classifica, non avendo una squadra da tifare. Poi non tifavo neanche per le mie ragazze, ovviamente è chiaro, ero in panchina, cioè cercavo di vincere, ero contento se vincevo, però non mi sono mai scalmanato. Soprattutto ho sempre cercato di vedere le cose con raziocinio, con imparzialità, perché solo così puoi correggere gli errori della tua squadra. Poi dopo, vabbè, ognuno ha le proprie opinioni. E allora, per me, quello lì, della finale mondiale, io l'ho definita una carnevalata. Cose che sicuramente servono, ma servono a fare cassetta. E quella finale mondiale è una specie di All-Star Game, non è proprio la competizione, perché a me come sportivo piace, è sportivo, la competizione, il migliore vince, quell'altro perde. Io sono contrario alle wild card, io sono contrario ai ripescaggi, io sono contrario alle vendite dei titoli. Si fa, si organizza il calendario, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Poi dopo è chiaro, c'è una squadra che fallisce, in base alla classifica. Però le wild card le hanno date un po' per tutto, anche Busto ha utilizzato la wild card per entrare adesso in... Cioè, ma non è il primo anno, sono diversi anni che danno queste wild card. Certo. Adesso, giusto o sbagliato non lo so, non ti dico la verità, non so giudicare. Sì, è una possibilità in più, insomma. È una possibilità in più. Allora,
per me è mettersi delle regole. Mettersi delle regole. Invece la wild card è così, a simpatia, a soldi, se va, se non va. Vabbè, posso dare una wild card quando gli aventi diritto. Beh, ma allora scusa, era più brutto e più grave, se vogliamo, prima quando la squadra organizzatrice della Champion cedeva già cos'è, ai quarti o alle semifinali, una roba del genere. Sì, cioè, ecco, esatto. Lì era ancora peggio. La squadra di casa, chi organizza... organizza, non è giusto quella roba lì. Cioè, chi ha i soldi in pratica... Esatto. Io sono contrario a quelle cose lì. Però la wild card secondo me è un po' diverso come concetto. Sì, d'accordo, però se ne sta facendo un uso spropositato. Ma io questo lo dico per Conegliano, lo dico per Novara, lo dico per chiunque. Io sono contrario alle wild card. Io sono per le regole. Beh, o le levi a tutti o... cioè... non puoi fare a uno sì e l'altro no. Esatto, allora d'accordo, diventerebbe una competizione mondiale di basso tenore, perché ci sarebbero delle squadre anche di basso livello. E allora che cosa si fa? Si dice: la finale mondiale di club è riservata a quattro squadre, le prime due europee, la prima del continente americano e la prima del continente asiatico. Punto. Ma punto. La vedo dura. Certo. Perché? Perché vogliono fare spettacolo. Aspetta che accendo la luce. No, è già acceso. No, pensavo di avere un po' più luce, ma... No, parla pure. Perché vogliono fare spettacolo, d'accordo che lo spettacolo serve, servono gli sponsor, serve tutto, però bisogna trovarci, insomma, una via di misura. Adesso, per esempio, la giocatrice che si è infortunata. Quella lì che di Bergamo, doveva andare a Bergamo tra un mese e si è rotto i legamenti in un torneo che poteva anche non fare, volendo. Esatto. È una roba incredibile. Ma che sia un rischio che è sempre dietro l'angolo per le giocatrici. Sì, ho capito, ma non per tornei inutili. Ecco, allora, giustamente le nazionali, c'è il problema. Nazionali maggiori, e sono le solite, ci mettiamo anche l'Italia, la Russia, la Serbia, la Cina, gli USA, il Brasile. Poi dopo a seguire c'è l'Olanda, la Turchia e poi si va giù. Poi dopo troviamo ancora più giù il Giappone e c'è la... Allora, le nazionali maggiori, le prime cinque, le prime sei, sono impegnate sempre. E poi fanno i tornei per tenere impegnate anche le altre. Abbiamo visto la VNL. In giro per il mondo per cinque tappe, per cinque settimane, a massacrarsi. Ma, per esempio, se lo riorganizzi e fai una VNL in cui ai primi turni passano di diritto le solite Serbia, Russia, le altre... per accedere fanno dei gironi per poter entrare anche loro, cioè, capisci? Quindi, però cioè, abbiamo già un campionato lungo, se poi ci sono anche questi tornei inutili, alla fine hanno 10 giorni di ferie e poi devono riprendere la preparazione l'anno nuovo, cioè non stanno mai ferme queste non ragazze. Non stanno mai ferme. È impossibile. No, cioè, io ho detto, tanto il campionato lo farei a meno squadre, perché la finale unica sì è bella, spettacolare, però ne abbiamo già parlato, però lascia la possibilità a tutti di vincere per renderlo incerto vuol dire soldi in più che possono girare,
perché alla fine torniamo sempre lì, cassetta, il guadagno, però cioè si può trovare una soluzione che accontenta sia gli sponsor, sia i club, sia le giocatrici, sia lo spettacolo. Cioè, bisogna lavorarci. Beh, è chiaro che gli sponsor cercano che il campionato sia lungo, ovviamente. Certo, ma si può allungarlo trovando mille formule. Quella delle 14 squadre e poi voler fare i play-off. Cioè, capisci? Fai a 14 squadre. Poi inizi con dei perché chiamiamolo col suo nome, pre-playoff. Dall'ottava alla dodicesima lì, adesso io non è che... Poi giochi di sabato e di lunedì, dai, come si fa a giocare di sabato e di lunedì? È una roba assurda. Hai capito. E poi dopo, alla fine, finale unica. L'ho detto l'altra volta, è come fare correre la maratona di New York... Fanno 42 chilometri, mi pare 165 metri, e poi ai primi gli faccio fare il ponte di Brooklyn. Sì, sì, insomma è un eccesso di... Dopo gli fai fare 42 chilometri e poi gli fai fare un chilometro come spareggio? No, insomma dai, non... Vabbè, ieri mi sono divertito, ero in giro col telefonino, mi sono divertito a guardare la finale di beach volley. È stato bello. Ma lo so che è bello, io però proprio non lo seguo assolutamente. Io rimango tradizionale all'indoor. La differenza Ortolani è... Sì, ho visto, ho letto... Perché prima non ci... cioè, diciamo, era considerato una cosa... Adesso ci tengono tutti a vincerlo quel torneo lì, sulle spiagge. A livello di sponsor, soprattutto, vuol dire... Probabilmente, ci sono più sponsor, aumentano i premi e i premi fanno gola a tutti. Devo spendere una parola anche per Alessia Ghilardi, che nonostante non sia più giovanissima, lei ha ancora uno spirito incredibile. Ah, sì. Ama il volley sicuramente. E non so quest'anno dove va, l'anno scorso era a Caserta, mi pare. Mi sembra in A2 sicuramente. Sì, sì era a Caserta e credo che rimanga ancora... Ah, lei non ci pensa minimamente a smettere, come quella che è andata a giocare in Sardegna, come si chiama? Quella che giocava a Bergamo. Aspetta, sì, ho letto qualcosa del genere. Lei è giù in Sardegna adesso, ma non ci... Sì, sì. Lei ha superato i 40, però non ci pensa minimamente. Che è veramente nata per il cuore. Certo, ma... No, comunque Ghilardi ha fatto anche un bel campionato l'altro anno a Pesaro, quindi... Sì, ultimamente ha fatto anche dei bei campionati. Lei, sì, sì, no, ma come liberi in Italia, non... ce la caviamo come liberi. Molto bene. Adesso sto seguendo l'Under 20. A parte che siamo in un girone... Ah, sì. Oh, ma devo dire che la Popolini, ragazzi, c'ha una battuta che è devastante. Sì, 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 sì. Hai visto come batte questa qua? Io sì, me la ricordo anche a Busto, ragazzi, quando batteva lei ce l'aveva paura. Sì, sì. Ma è una squadra che non... Oh, no, secondo me è una squadra molto completa, molto... Sì, ma fisicamente la vedo grigia. Però sopperisce con la tecnica, guarda che hanno di quelle giocatrici che... Sì, lì saltano, però io non ho visto le altre, ma se la Russia è la stessa sulla falsa riga delle colleghe delle universiadi o la Cina... Ma non hanno tecnica, dai, le russe... Vabbè, non hanno tecnica, ma vincono. Vincono probabilmente perché fisicamente sono superiori. Beh, certo, purtroppo
Purtroppo il volley è quello lì, eh. Ah, scusa, eh. Secondo te perché io a un certo momento ho dovuto smettere di giocare? Perché mi mancano quei 20 centimetri, mica tanto. Con altri 20 centimetri potevo competere, attenzione, competere solo, partecipare. Il fisico è tutto. Il fisico è tutto. Beh, ultimamente negli anni, io penso che ai tuoi anni non era così fisico lo sport della No, pallavolo, cioè. fortunatamente ai miei tempi la generazione. Allora, innanzitutto eravamo Più piccoli. più piccoli, eravamo in meno a giocare. Ma se io nascessi adesso, sarei spacciato. Non incomincerei neanche. Non incomincerei neanche. Tranquillo. Sì, E, si basa molto sul fisico adesso, un giorno, è tutto. se, per esempio, e non me ne vogliono, io proprio faccio un discorso fuori dalle simpatie, non me ne vogliono i tifosi del Core, della Piccinini. Se la del Core e la Piccinini nascessero oggi, 15 luglio 2019, quando sarebbero in età per iniziare a competere, a giocare ad un certo livello, avrebbero notevoli difficoltà. Avrebbero notevoli difficoltà. Sono state delle grandi, ma in quell'epoca, perché non c'erano i fisici che ci sono adesso. L'abbiamo intervistata la del Core tempo fa. Lei vive, mi sembra, a Reggio Calabria adesso. Ah, vive. E mi diceva che non, là c'è il problema che hanno pochi impianti sportivi, Bene, pochissimi. andando su ci sono sempre pochi impianti. Cioè il problema degli impianti. Il problema degli impianti. Una volta va bene, succedeva anche qua. Adesso qua invece di impianti ce ne sono tantissimi, diciamo qua al nord. Però là vabbè, si entra in un discorso Il sud è politico penalizzato da quello. e il sud è sempre stato penalizzato da quello. Cioè, diventa un serpente che si morde la coda. Ci sono i politici che l'adoperano come vivaio, come vivaio, serbatoio di voti. Vabbè, fermiamoci qua, fermiamoci qua. No, ma cioè è un serpente. È un serpente, non si sa più dove sta il giusto, dove sta lo sbagliato, chi ha torto, chi ha ragione, perché è una spirale che si avvolge su se stessa. Però bisognerebbe fare sicuramente qualche cosa, ecco. Perché ecco, a livello sportivo, cioè, è possibile che tutte le squadre siano qui a nord e laggiù, ogni tanto capita qualcuna. No, dai, è ora di fare qualcosa anche per il sud. Poi dopo. Non sta a me fare. Va bene, per il resto cosa mi dici? Per il resto, fra 30 minuti incomincia, ci sono le Under 16, che poi gli do un'occhiata, ma non sono neanche, sono inquadrature da fondo campo. Inquadrature da fondo campo che sì, sono interessanti, ma non ti danno la prospettiva della partita. Evidentemente ci sono problemi a riprenderla, No, essendo minore. probabilmente hanno fissato, mi pare che sia la federazione che trasmette, quindi, e quindi ringraziamo anche della trasmissione. E non segui tutta la partita perché a me interessa seguire la partita, cioè proprio dal punto di vista così spettacolare, Ma c'è solo rilassante. quella partita lì oggi. No, no, beh, ce ne sono ancora, tutte le altre squadre stanno giocando, eh. Stanno tutte giocando. L'Italia mi pare che giochi alle 19:30 con mi ricordo, ieri ha giocato con Qua Italia l'Olanda quale? Under 16, mentre l'Under 20 riprende domani, che c'è appunto il gironcino perché si è qualificata, c'è il gironcino ed è con Russia, Cina e Brasile.
Ostia, appena appena, la squadra F. Non mi farebbe tanta paura il Brasile. Quello che io temo è La la Cina. fisicità di Russia e Cina. Non le ho viste giocare, però ho visto le Universiadi. Se la squadra russa ha gli stessi fisici di quelle delle Universiadi, la vedo grigia. Poi dopo, a quel livello lì, con la tecnica, riesci ancora. L'entusiasmo, poi sai che le donne sono Sì, strane, sulle però donne. io sarò un fissato con la fisicità, però purtroppo. Adesso, le due squadre, Italia delle Universiadi e Russia delle Universiadi. Se l'Italia poteva anche vincere, perché insomma, ha lottato, ci poteva stare un pizzico più di concentrazione, un pizzico più di fortuna, anche se la Russia non ha fatto la sua miglior partita. Ma se le stesse due squadre, le stesse identiche, si incontrano fra un anno, non c'è partita. Non c'è partita. Le russe hanno un margine di crescita che è 10 volte quello delle nostre. E questo succede regolarmente per l'Italia, passando crescendo con l'età fino ad arrivare allo signore, alla nazionale maggiore. Man mano che la forbice si allarga. Mentre siamo competitivi a livello junior, non lo siamo più a livello, questo proprio per la questione di fisicità. Cioè, i piccoli a basso livello riescono a difendersi, però Sì. non hanno lo stesso margine di miglioramento che hanno quelli di 2 metri. E alla fine dopo sono i risultati. Va Hai bene, dai. capito? Per adesso, comunque, tranquillo, la Love l'ho vista in palla, No, ma quella ti ho detto, è il pezzo forte quest'anno. Sì, Però no, non ma basta, cioè. sai, tu lo sai meglio di me, non basta una giocatrice per quanto brava, ci vuole proprio l'intera squadra per reggere a certi livelli. Però sai, una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Però quando c'hai una mano grande, delle volte riesci a lavarti la faccia con una mano sola. Comunque quest'anno tante squadre si sono rinforzate, a me piacciono, le molte squadre, anche cosiddette minori, hanno fatto veramente un bel roster. No, sarà un bel campionato, perché quando ci saranno le partite fra, non so, fra Cuneo e Chieri, a parte Vabbè, a parte diciamo la Chieri che vicinanza derby, mi sembra sì, è quello, forse non forse quello un po' attrezzato. più debole, forse quello un Esatto. po' più debole. Però il resto, ragazzi, si sono tutte rinforzate. Cioè, faccio fatica a trovare una squadra che fa la fatica. No, e poi attenzione, in genere arrivano sempre molte novità e se uno azzecca la novità È c'è un un bel punto di campionato. Novara, è un punto di domanda, un punto interrogativo, secondo me. Io Novara la metto al quinto posto. Mi dispiace per gli amici di Novara Non so che cosa c'ho dire perché. tanti amici anche a Novara, però ho detto. Sulla carta, Conegliano numero 1, Scandicci numero 2. Forse il fatto che tante giocatrici nuove sono arrivate e il prezzo si paga, soprattutto all'inizio. Sì, anche quello è da tenere in considerazione. Però, vabbè, Mavrakovic non è male, però non è neanche una che adesso può fare la differenza. Ma a Modena è uscita la distanza, perché mi ricordo che all'inizio del campionato, soprattutto la prima parte, era molto, insomma, abbastanza contestata, nel senso che si diceva no, non sta rendendo. Poi è venuta fuori man mano e tanto è vero che poi Modena è arrivata ai playoff, stranamente è arrivata in finale, mi sembra. Se non è arrivata in finale, è arrivata in finale. È Che non arrivata sa. in finale. Da sesta è arrivata in Esatto. finale. No, ma a me Bracocci piace, eh? Piace come giocatrice. Solo che
non è costante. Ogni anno che passa... Non so neanche sento... quanti anni ha adesso. Ah, ma mi pare che sia sui 30, giù di lì adesso non... so che sei sposata con un italiano e vive lì a due passi dal, dal palazzetto di Conegliano. Sapevo questo. Sì, 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 lei... Io sapevo che voleva tornare in Italia. Le voci, sai, i rumor che... Casualmente tutti vogliono tornare in Italia. Vabbè, ci vogliono venire anche quelli che non ci sono mai stati. E poi io ho sentito delle voci così parlando che chi desidera fare un giro in Italia è la Boscovic. Beh, diciamo che lei ha detto che si è stancata, però vorrebbe provare nuove esperienze e vorrebbe venire in Italia. Ora sappiamo benissimo che sono solo tre le squadre che possono comprare la Boscovic. Esatto, una lotta a tre. Forse due, diciamo, non più che una. Una ce l'ha già. Sì, vabbè, una ce l'ha. Non ne può comprare un'altra. Esatto. E l'altro invece potrebbe essere, ecco, per esempio Scandicci è veramente una squadra molto interessante, guarda che c'è dentro delle giovani di valore, Scandicci darà del filo da torcere a molti. Scandicci, se Mencarelli riesce a creare un gruppo, e penso che Mencarelli ci riesca, a creare un gruppo affiatato, è una squadra molto 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 pericolosa. Infatti, è migliorata molto. Perché non tanto, non ho saputo se poi c'è stata la conferma della Cacolesca. No, mi sembra che sia rimasta... È rimasta cosa? Perché ogni tanto seguo un po', poi dopo abbandono, poi dopo... Sì, è rimasta ancora là. Comunque... In ogni caso c'è la Lubian che... È un bel prospetto la Lubian, sto vedendo giocare, ragazzi. Vuoi tre nomi che torneranno a casa color olimpico? Lubian, Far, Danisi. La Far attualmente è più in palla della sia della Danesi che della Lubia. Beh, la Lubia diciamo che fa anche un attacco, attacca anche molto la Lubia. Sì, sì, sì. Cioè la vedo anche più predisposta verso l'attacco. Se non prendiamo l'oro olimpico quest'anno, cioè l'anno prossimo, io mi incacchio davvero. Beh, in quella categoria lì sono forti, Abbiamo una squadra da oro, sì, da oro olimpico, anche perché ragazzi io ti ho fatto tre nomi di centrali, perché per me saranno le tre che saranno nella squadra olimpica, ma dietro c'è una Folie che non è mica, c'ha qualche problemino fisico ma è sempre Folie. C'è una Chirichella che è sempre Chirichella, attenzione. Però ripeto, per me le tre che saranno le Olimpiadi sono quelle tre lì. E comincia a quelle lì, che poi a turno sono tutte e tre in grado di giocare, e quindi questo è fondamentale, avere dei centrali che sono quelli che corrono di più, intercambiabili. Quindi vuol dire che ogni tanto possono prendere fiato, si possono riposare. Ai nostri centrali ci commetti a mettere Legonu e la Pietrini fra un anno, non adesso, è già ma fra un anno sarà ancora più forte. È una squadra da oro olimpico. Certo. Se c'è qualcuno che guarda, che vuole entrare, può entrare, basta che clicca sul link. Hai capito? Per Scandicci, quello che
che me lascia un po' perplesso è la olandese, la Floyter. Non la vedo. No, aspetta, Floyter, no. No, no. La Floyters è... Ah, la Floyters, sì, sì, sì. Adesso no, io quella è brava, lascia stare. È brava, ma vedrai che... non sono mica d'accordo, guarda che... Ne vedremo. C'è la Stygiek dietro, eh? Ah, no, per me Scandicci c'è uno squadrone quest'anno. C'è uno squadrone? È molto più equilibrato dell'anno scorso, questo secondo me è sì, da dire. Sì, sì. L'anno scorso c'aveva Hack, che faceva. No, aveva una super giocatrice che poi è andata calando verso la fine, però vabbè, cioè, era cotta, poveretta, era cotta, giocava sempre, non si fermava un attimo, e poi vabbè, c'è sempre dei periodi per qualsiasi atleta. Sì, però Scandicci l'anno scorso... Mi aspettavo di più da Scandicci, devo dire la verità. Beh, comunque ha rischiato di giocarsi la finale, perché in semifinale con Novara è stata molto tirata, è stata molto tirata, quindi ci poteva stare anche la finale. Vabbè, Conegliano era un altro pianeta, e si è visto anche come è finita... Però niente, quest'anno Scandicci ha fatto una squadra che secondo me arriverà a giocarsi la finale con Conegliano. Finale unica. Va bene, dai, adesso vado a mangiare. Ci sei dopo? Non lo so dopo, perché io ceno molto più tardi. Vedo se riesco... a fare un salto, però se arriva qualcuno, sì, ti mando il nome link. Di qualcosa, il link, così diciamo va bene. Fai. Adesso ti saluto. Ciao, Chiaro, ci sentiamo. Ciao, a presto. Ciao.